capitano a tutti periodi nella vita difficili e duri da superare. Quando a complicare la cosa arriva una malattia, è ancora peggio. Le malattie ed i disturbi di natura psicologica non fanno distinzione di età, sesso o status sociale e spesso colpiscono persone insospettabili, persone famose e socialmente realizzate che la maggior parte di noi riterrebbe al sicuro da ogni infelicità. Charlize Theron soffre di un disturbo ossessivo compulsivo e come conseguenza tutto ciò che la circonda deve essere pulito, ordinato ed organizzato o non si sente a suo agio. L'attrice premio Oscar ha confessato: «Ho un disturbo ossessivo compulsivo e non è bello. Devo essere incredibilmente ordinata e organizzata oppure la mia testa va in tilt e non riesco a fare niente». Anche Cameron Diaz sarebbe ossessionata da ordine e pulizia, tant'è che le persone dello staff che la segue ovunque conferma che la Diaz ha la mania di lavarsi continuamente le mani e controllare che tutto sia sempre pulito. Jessica Alba ha un rituale specifico per dormire. Ogni sera deve controllare 2 volte che la porta di casa sia chiusa e staccare la spina di tutti gli elettrodomestici, altrimenti ha crisi di panico e non riesce a chiudere occhio. Eppure lei è convinta che questa cosa sia strettamente legata alla creatività e che in qualche modo l'abbia aiutata nel suo lavoro. Beyoncé ha dichiarato di aver sofferto di depressione in passato per un lungo periodo dopo aver lasciato le Destiny's Child. «Ero famosa», dice, «avevo paura che non avrei mai trovato qualcuno che mi amasse per quello che ero. Avevo paura di avere nuovi amici. Poi un giorno, parlando con mia madre, ho capito che avevo solo 2 scelte, rinunciare o andare avanti». Anche Angelina Jolie e Brad Pitt hanno sofferto di depressione, tanto che si vocifera che il divorzio tra i due sia arrivato proprio per via dei disturbi che la coppia condivideva e che nel tempo hanno logorato il rapporto tra i due. L'eclettico Elton John ha sofferto di bulimia e con la sua testimonianza cerca di aiutare chi soffre dello stesso disturbo. Più volte ha detto che il primo passo è ammettere di avere un problema perché indica la volontà di volerne uscire. Brooke Shields, l'attrice protagonista di Laguna Blu, ha sofferto di depressione post-parto dopo aver dato alla luce sua figlia Rowan nel 2003. «Avevo tentato numerose volte di avere un bambino», dice, «ma quando sono riuscita finalmente ad avere questa bambina perfetta, bella e sana, ero distrutta. Non potevo tenerla in braccio, non riuscivo a far niente per lei, non riuscivo nemmeno a guardarla». Questo tipo di depressione ha colpito anche Gwyneth Paltrow. Dopo la nascita del secondo figlio, Moses, ha confessato di aver sofferto moltissimo, per oltre un anno, tanto da aver rinunciato all'idea di avere un altro bambino. Uno dei casi più particolari, se così possiamo dire, è quello di Jim Carrey. Come può uno dei comici più amati al mondo essere depresso? Sembra che i problemi siano sempre stati presenti, ma si siano accentuati dopo la fine del rapporto con la McCarthy nel 2010. L'attore sarebbe stato sotto Prozac per molto tempo, prima di riuscire a riprendere in mano la propria vita. La star action belga Jean-Claude Van Damme da ragazzo soffriva di depressione e si è dedicato alle arti marziali come terapia. Per anni ha dichiarato di aver fatto uso di stupefacenti perché non riusciva a capire cosa avesse. Solo quando ha deciso di farsi aiutare è arrivato alla diagnosi di bipolarismo. E di disturbo bipolare soffriva anche Carrie Fisher, l'indimenticabile principessa Leia venuta a mancare da poco. Parlando del suo disturbo diceva: «Quando la mia mania è all'apice smetto di connettere, le mie frasi non hanno senso e non riesco a dormire e non sono affidabile». Molti ritengono che l'estrema sensibilità degli artisti li porti ad essere maggiormente vittime di questi disturbi e che sono le loro malattie a renderli capaci di trasmettere agli altri tramite la loro arte, che siano scrittori, pittori, musicisti o attori. Ai nostri occhi quello che potrebbe sembrare una debolezza in realtà diventa forza. Nonostante le difficoltà della malattia, queste persone hanno deciso di continuare a dare agli altri ciò che hanno dentro, una risata, una lacrima o un brivido. Fateci conoscere la vostra opinione nei commenti e non dimenticate di farci sapere con un like se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi al nostro canale e seguiteci sui social network. Trovate tutti i link qui sotto nella descrizione.